Il picchetto è pronto. Io il presentatore. Presenta! Avanti per due. Tenente James Hamilton. Tenente William Morgan. Capitano Gary Oare. Tenente John Terry. Philip O'Hara, tenente. Capitano Charlie Stewart. Tenente George Peck. Tenente William Selby. Guarda, hanno tagliato la canna. Anche alla mia. Guarda le nostre, allora. Capitano, tutte le pistole hanno la canna tagliata. È così che rispettate la vostra parola? Noi vi abbiamo promesso l'onore delle armi. E questa è un'arma in condizione di far fuoco. Voi dite? Con la canna tagliata i proiettili non tengono la direzione. Evidentemente non avete una buona mira. Provate a darmi la vostra pistola. Non ne avete il coraggio? Tenete. Sotto, ragazzi! Quelli del primo squadrone! Che fai? Scusa, sergente, un momento solo. Basta così, convengo sulla vostra abilità, anche se la considero una stupida bravata. Silenzio! Concedendovi l'onore delle armi, abbiamo voluto premiare il vostro valore di soldati. Queste pistole debbono soltanto essere una testimonianza dell'onore che vi abbiamo reso. Chi ha preso la propria pistola può andare. Tenente Sam McKinter. L'onore delle armi. William Campbell. Aspirante Edward Smith. 190 e 200. Ce li hai levati tutti, amico. Non avresti trovato un cavallo per 30 miglia. Allora, hai proprio deciso di lasciarmi? Sì, Gary. Non me la sento di tornare in Virginia così da sconfitto. Ormai ho deciso. Nel West, sudista o nordista, conti solo per quello che vali. Prendi questo. È il migliore. E tu hai un lungo viaggio da fare. Salutami, Judy. È la nostra vecchia casa. Lo farò. Ah, tieni. È la chiave della mia cassetta dei risparmi. Nel solito posto? Dentro l'orologio a pendolo. Non c'è molto, ma a te e Judy potrà far comodo. Grazie, Phil. E buona fortuna. Anche a te, fratello. E non dimenticare che nel West c'è terra e lavoro per tutti, anche per te e per tua moglie. Vedrò, Phil, vedrò. E ricordati che l'ultimo paese sulla strada del West è Yellowstone. Lascerò mie notizie dopo il confine, a Fort Best. Me lo ricorderò. Addio, fratello. Addio, Gary. Thank you.
siete? Judy. Gary! Gary! Questo è il regalo di Phil. Ricordi? Te ne avevo parlato. Ti prego, Judy, non così. Devi rassegnarti. Lo hai visto tu stessa. Per noi non c'è avvenire qui. Sì. Lo sapevo che questo momento sarebbe arrivato. Ma non così presto. In guerra il nostro chirurgo diceva... Se c'è da tagliare, è meglio farlo subito. Si soffre meno. Non ce ne sarà bisogno se io vengo con te. No, Judy, non ancora. Ma perché? Sì, ragionevole. Devo rintracciare mio fratello, trovare un lavoro, un posto dove abitare. Intanto tu potrai vendere la casa e nel migliore dei modi. Ci bastano 3 mesi e poi mi raggiungerai. 3 mesi? Sono lunghi. E poi, dove ti troverò? A Yellowstone. È l'ultima fermata della diligenza. Sarò lì ad attenderti. Arriverai con la primavera. Su, sorridi ora. Va bene così. Perfetto, signora O'Hara. Non sono molti, ma possono farti comodo in questo frattempo. Serviranno più a te. Non sarebbe giusto. Beh, vuol dire che li divideremo, va bene? Va bene. Questi a te e questo a dollaro a me. Gary. Niente, ma hai accettato di dividerli e questa è una divisione. E ti assicuro che è il primo di 1 milione. Parola di O'Hara. C'è qualcosa da fare in questo paese per guadagnare un po' di dollari? Jack, abbiamo fatto tardi. Già, troppo tardi. Ehi, avete bisogno di un aiuto?
No. La so cavare abbastanza bene e mi accontento di poco. Ti ho detto di no. Ehi voi, sentite. Che cercate? Del lavoro. Quanto basta per comprarmi un cavallo e andarmene? A Yellowstone non c'è lavoro per i forestieri. Siete un sudista, vero? Beh, con questo la guerra è finita, no? Per noi sì. Ma così non pare per i sudisti. Ce n'è qui una banda. Puh! Una sporca banda. Devastano. Saccheggiano, rapinano. Chissà, voi non avete colpa. Però ci potete capire. Certo. Ma io voglio solo passare il confine e andarmene nell'Oest. Possibile che non ci sia qualcuno che possa farmi guadagnare un po' di dollari? Provate da McCory. È l'uomo più ricco del paese. Se vuole, può. Dove posso trovarlo? Laggiù, guardate, dove c'è quel cartello. Grazie. Se mi va bene, passerò a riprenderla. Se no, beh, penso che valga $50. D'accordo. Grazie. Maledetto Black Eye, avere la faccia tosta di tentare un ricatto con me. Con me, Cory. Quanto vuole? Niente. Vuole che sgombriamo il paese. Questo ha avuto il coraggio di chiedermi. Potevi chiamarci. James e io l'avremmo liquidato subito. Lo sai che non voglio noie con la legge. Qualcosa bisogna fare. Parlare allo sceriffo. Black Eye ha ben calcolato i tempi. Sa che lo sceriffo è fuori e non ritornerà prima di sera. Per questo mi ha dato appuntamento alle 5. Cercherò di guadagnare un po' di tempo. Una cosa è ben certa, non mi lascerò mai piegare da nessun ricatto. Che vuoi? C'è di là un uomo che chiede di voi. Chi è? Dal vestito sembra che sia uno dei soliti sudisti sbandati in cerca di lavoro e di dollari. Ah, non ho tempo ora. Sbrigatela tu con lui. Niente da fare, amico, levati dai piedi. Ma io devo parlare personalmente col signor McCory. Ha da fare? Beh, posso attendere. Ti ho detto, levati dai piedi. Via, sporco sudista! Sai che non voglio baccano nel mio ufficio. Non voleva andarsene e mi è saltato addosso. Non è una buona ragione, James. Se hai dei conti da regolare, la strada è a tua disposizione. Ora vedremo il tuo coraggio, sudista. Il signor McCory? Sì, esatto. Ero venuto per parlarle, ma per ora ho un altro impegno. A fra poco. Ora basta, amico! E voi riponete le armi. Siete un tipo abbastanza in gamba. Rischiare la vostra pelle così senza mettere mano alla pistola. Potevo fare ben poco con questa. Ah, disarmato, uno scherzo dei nordisti, eh? Voi cercate un lavoro? Sì, signore. Forse ho qualcosa da offrirvi. Venite. Ho visto che avete molto coraggio e credo anche molto bisogno di denaro. Diagnosi esatta. Potrei farvi guadagnare più di quanto non immaginiate. Ma si tratta di rischiare la pelle.
Continuate. In paese c'è uno sporco bandito chiamato Black Eye. È un tipo pericoloso. E non escludo affatto che faccia parte di una banda che infesta il territorio. Ha persino osato ricattarmi. E così ho deciso di consegnarlo alla giustizia. E perché non lo dite allo sceriffo? Non starei qui a parlarvene se lo sceriffo fosse in paese. È andato a prendere il giudice di contea. Ritornerà stasera molto tardi. E Black Eye sarà già lontano. Che cosa dovrei fare? Affrontarlo. E consegnarlo allo sceriffo. E cosa ci guadagnerei? $500. E può darsi una piccola fattoria sulla collina, se tutto va bene. Siete generoso. Affrontare Black Eye disarmati vuol dire rischiare la pelle. Meglio pagare che violare la legge. D'accordo, accetto. Tieni, ecco la metà. In paese c'è un buon albergo vicino al saloon, il Bell Star. Trovati lì per le 5 in punto. Va bene. Ehi! Come ti chiami? O'Hara. Gary O'Hara. Peter. Come reagirà Black Eye quando Gary O'Hara lo vorrà consegnare allo sceriffo? Farà saltar fuori la pistola. Ah, certamente. Allora, bisognerà coprire le spalle a quel ragazzo. Perché se Black tira fuori la pistola contro un uomo disarmato... Di fronte a un assassino, non bisogna avere scrupoli. È quello che dico anch'io. Avremo anche una fattoria dove ricostruiremo la nostra vita. Tutto si concluderà questa sera. Prima di partire, aspetta quindi una mia conferma. È ancora un sacrificio quello che ti chiedo, ma anch'io, credi, non vedo l'ora di averti accanto a me. O'Hara, è arrivato Black Eye. Va bene. Ehi, voi, portatela subito alla diligenza del sud. Mi dispiace, signor O'Hara, è partita proprio adesso. L'altra partirà fra un 15 giorni. Allora è inutile. Grazie. Sono pronto. Vieni. Lo vedi? È quello là appoggiato al centro del banco. Sei fortunato. Volta le spalle alla porta. Lo bloccherò prima che se ne accorga. Non vorrei che avesse l'aria di un'aggressione. Tu gli devi dire che lo vuoi consegnare allo sceriffo, in modo che tutti possano sentire. Ma così avrà tutto il tempo per tirare fuori la pistola. Non aver paura. Noi siamo dietro di te. Va bene. Black Eye, fermo dove sei. E alza le mani. Ti devo consegnare allo sceriffo. Ho detto. Tu. Gary! Gary!
tutti e due. Deve essere successo qualcosa senza lui. Mi segua, giudice. Chi è stato? Meno male che siete arrivato, sceriffo. Chi è stato? Questo povero ragazzo voleva consegnare Black Eye proprio a voi. Ma Black ha tirato fuori la pistola e ha sparato. Allora io, James e gli altri, siamo intervenuti. Troppo tardi. Insomma, avete sparato voi su Black Eye. Certamente. L'altro era disarmato. È vero, sceriffo. È andata così. Io non ne ho avuto il tempo, altrimenti l'avrei ucciso io, questa carogna. McCory è degno di fede. Ma è certo che lui e questi altri hanno fatto fuori Black Eye. Che propone di fare, giudice? Beh, sembra che si tratti di azione legittima. Non è vietato dalla legge prendere le difese di un uomo disarmato mentre viene assalito. Siete tutti testimoni? Sì. Sì. Abbiamo visto tutti. McCory non è colpa, sceriffo. È proprio così, sceriffo. Quando è così... Va bene, non luogo a procedere. Occupatevi dei cadaveri. McCory, passate in ufficio. Dovete firmare il verbale. Senz'altro. Prego, giudice. Portateli fuori. Animo, gente! Non vorremmo guastarci la serata per un po' di baccano! Forza, maestro! Musica! Niente, nessuna carta. Ormai non serve. Occupati della sepoltura. Bel lavoro da fare a quest'ora. Ehi, guarda un po'. Anche questa è la pistola mozza. E tu lasciagliela. Lo sai che i sudisti ci tengono all'onore delle armi. Sarà, ma quelli mi sembrano emigranti sudisti. Bene, ci risparmieranno la fatica. Trascinateli fuori. Che succede? Cosa volete? Forza, ragazzi! Portatevi anche questi. Sono compatrioti. Adesso, via, al galoppo! Poveri ragazzi, la parte più dura della guerra è quando comincia la pace. Vai via! Dio onnipotente, l'ha salvato un miracolo. Guarda, ha impedito che il proiettile raggiungesse il cuore. Riportiamolo subito in paese. Sei pazza. Gli stessi che l'hanno conciato così lo finirebbero. Lo porteremo con noi nel West. Se è destino che viva, aiutami. Thank you.
Come vanno gli incassi? Di bene in meglio, finanziandomi hai fatto un buon affare. Buongiorno amici. Mio caro Donaldson, spiacente, ma non posso fare niente per voi. Capisco, la banca non può attendere. È così. Quindi noi proprietari, per pagare i debiti, dovremo vendere le nostre terre e, non trovando naturalmente chi le compri, voi ci verrete incontro acquistandole per pochi dollari. Non c'è altra soluzione. Sì, sì, lo so. I banditi fanno razzie del nostro bestiame, saccheggiano i raccolti, ma la vostra banca non può aspettare. Buon Dio, un giorno, due giorni, perché no? Ma non di più. D'accordo. Fra un paio di giorni i vostri crediti saranno tutti saldati. Permettetemi di avere i miei dubbi. Voi potrete vendere il vostro foraggio, il vostro grano. Infatti, è quello che farò. Ma gli altri, i piccoli proprietari? Pagheremo, McCory. Questa volta non prenderete le nostre terre per pochi miserabili dollari. Il vostro gioco è finito. Qualcuno ci aiuterà. E chi? Voi? Non ha importanza. Sarete pagato fino all'ultimo centesimo. A presto. James. Devi passare il confine e raggiungere Brad immediatamente. Digli che raduni tutti gli uomini alla casaccia. Vai. Peter. C'è un lavoretto per te. Allora? Lo stiamo ammorbidendo. Avanti, parla, carogna! Basta, basta. Parlerò. Cosa hai in mente il tuo caro Donaldson? Ha un amico, un banchiere del Wisconsin. Lo ha convinto a impiantare qui una banca. Una banca con una riserva d'oro che rileverà i nostri debiti. Ma non so altro, ve lo giuro, non so altro. Mi basta. Non occorre che parli più. Gli uomini sono pronti, già in divisa. A chi tocca questa volta? Alla fattoria di Donaldson. Solito lavoretto? Qualcosa di più. È la pelle di Donaldson che voglio. Non sarà molto facile. Se si chiudono in casa possono resistere quanto vogliono. Voi date fuoco e filate via. Quando verranno fuori, allora basteranno due o tre uomini ben decisi. Hai capito? D'accordo, capo. Ci puoi contare. Preparatevi, ragazzi. Arrivederci.
I sudisti! Arrivano i sudisti! I banditi! I banditi! Presto! Riparatevi! E pronti con le armi! Presto! Voi tre, presto. Via le divise. Ora tocca a Donaldson. Attenzione a non sbagliarvi. Lo spacceremo in un istante. Prima del tramonto saremo alla casaccia. Via! Ora andiamo piano, se no corrono a nascondersi. Ma voi due lo conoscete, questo Donaldson? Mai visto. E allora? È semplice, basta vedere chi dà gli ordini. Che diavolo è successo? Sembra che sia passata la guerra. Peggio. Sudisti, banditi. E voi chi siete? Forestieri di passaggio. Ho chiesto chi siete. Ehi, calma, amico. Chi sei? Capoccia per dare degli ordini? No. Il capoccia sono io. E allora proprio con te dobbiamo parlare. Dite. Dite pure. Vi ascolto. Come vuoi. Mi avete salvato la vita. Grazie. Beviamoci sopra. Certo, la mia casa è a vostra disposizione. Lo sceriffo con i suoi uomini. Dite che li avete uccisi voi, quei tre banditi. Se avete dei conti da regolare con la legge, non temete, siete dalla parte della ragione. Ho dei conti da regolare, ma non con la legge. Avete scampata bella, Donaldson. Mi congratulo con voi. E che farete ora, sceriffo? Che volete che faccia?
Una volta arrivato al fiume dovrò arrestarmi, come sempre. Non ho poteri al di là del confine. Questa volta potrebbero essersi fermati per aspettare quei tre. È la mia unica speranza. Se li scovo, rimpiangeranno di essere nati. Svelti, a cavallo. Padrone, del grano si è salvato poco o niente. Il foraggio è perduto. Maledetti banditi. Se Black Eye fosse stato ancora vivo... Perché? Lo avete conosciuto? Certo. Fu io a convincerlo a rimanere qui fra noi. Quello era un uomo in gamba. Dove era lui, i banditi non osavano più attaccare. Ho sentito dire che era un fuorilegge. Un fuorilegge? Lui? Ma chi vi ha raccontato questa storia? Black Eye era il miglior alleato che avessimo noi proprietari. Black Eye. Sì, mio fratello. È una storia veramente straordinaria, quella che mi avete raccontato. È chiaro che tutto fa capo a McCorin. Solo a lui fa gioco la presenza di questi banditi nella zona. E solo lui aveva interesse a volervi morto. Evidentemente mio fratello aveva dei sospetti. Ora che mi ci fate pensare, Black passò di qua proprio il giorno in cui fu ucciso. Era tutto allegro e mi disse che aveva trovato una cosa per cui tutti i nostri guai sarebbero finiti. Cosa? Ma non lo sapremo mai. Prima di andarsene, mi disse che aveva un'arma che valeva assai più della sua pistola. Alla sera era morto. Forse una carta. Un documento. Ma certo, è così! Black aveva trovato una prova che la banda agiva per conto di McCory. Beh, potrebbe darsi, ma allora perché non ne fece uso? Perché fu ucciso prima di potersene valere. Dove abitava mio fratello? In una vecchia fattoria a nord sulle colline, La Casaccia. La Casaccia. Grazie, Donaldson. È un'informazione preziosa. Pensate che lui abbia nascosto lassù qualche documento importante? C'è una probabilità su 100, ma non la debbo trascurare. Scusate, quando arriva la diligenza del sud? Fra 4 o 5 giorni almeno. Bene, il tempo necessario. Ma cosa avete in mente di fare? Andare alla Casaccia. Devo trovare le prove. Joe!
Ma dove si è cacciato? Dorme. È questo il modo di fare la guardia? Svegliati, su! Alzati! Grazie, amico. E con te fanno sei. Il settimo non tarderà ad arrivare. È lui il capo, vero? Sì, è lui. Bene. Lo aspetteremo. Cammina. Che è successo? Entra anche tu. Entra. Che cosa vuoi? Chi ti dice che voglia qualcosa? Il fatto che tu non li abbia ammazzati. Hai ragione. Ho una taglia sulla testa nel Wisconsin. Per via di un cassiere un po' duro d'orecchi. Penso che con voi si possa lavorare bene. Questo è il mio biglietto da visita. E questa è la prova della mia lealtà.
Slega gli altri. Se mi accetti, credo che quando volti le spalle potrai stare più tranquillo. Un quinto dei guadagni e non discutere mai i miei ordini. Affare fatto. Il quinto spettava a me. Zitto tu. Sei lasciato beccare come un tacchino. Per colpa di questo idiota. Era dietro alla finestra e poteva spacciarlo almeno 3 volte. Perché non hai sparato? Rischiavo di colpirti. No! Hai avuto paura. Te la sei data a gambe, sporco sudista. Basta! Sei anche tu un sudista come lui? Sì, ma non come lui. Se mi insultano, io sparo. E levati di mezzo, ci provo io. Sì, non c'è male. Capitano O'Hara, avrei potuto uccidervi ieri, ma non l'ho fatto perché vi ho riconosciuto subito, capitano. Sono anch'io di Richmond. Ero il capitano O'Hara. Ma non mi piacerebbe affatto che lo raccontassi in giro. So tenere la bocca chiusa quando occorre, però un O'Hara bandito. E tu? Perché lo sei? Beh, come tanti. Ero prigioniero e sono fuggito con l'aiuto di un disertore. Il resto è venuto da sé. Non c'è onore per chi perde. L'onore ci appartiene, ragazzo. E nessuno può togliercelo. Già. Ma anche tu l'hai messo al servizio di Brett. Che cosa fate qui dentro? 2 chiacchiere. Perché? È vietato? Che ti dicevo, Brett? Non mi fiderei tanto. Sono sudisti tutti e 2. Attenta come parli. Piantatela. Fuori. Il capo sta arrivando. Il capo? E allora tu chi sei? Quello che ti dà gli ordini. Fuori, ho detto. Buongiorno, capo. Questo è il nuovo arrivato. Non ci siamo già visti da qualche parte? Può darsi. Spero che sia migliore di quell'idiota di Rex e dei suoi compagni. È incredibile mancare Donaldson e lasciarci la pelle. Il vecchio è un osso duro, capo. Ha saputo difendersi. Beh, non parliamone più. Ragazzi, adesso preparatevi a un grosso colpo. Oro. Oro, hai detto? In lingotti. Un amico di Donaldson impianta una nuova banca a Yellowstone. Il carico arriverà domani con tutta la riserva aurea. Sarà scortato dallo sceriffo di Fort Best solo fino al fiume. Poi dovrà attraversare il passo dello Sparviero. È lì che dovrete attaccarlo. Con le solite divise? Non ha importanza. I morti non ricordano niente. Ragazzi, arrivederci. Come baby, let me dance, baby, let me be happy.
E smettila di suonare questa sporca canzone sudista. Suona Yankee Doodle. Suono quello che mi pare. Ti ho detto di suonare Yankee Doodle. Ah, era l'ultimo. L'hai fatto apposta. Questa volta ti sbagli, amico. Io senza whisky sono un pesce fuor d'acqua. Ecco qua, sono pronto a riparare. Dove lo comprate, il whisky? C'è uno spaccio al bivio. Vado a fare il rifornimento. No. Tu no. Ripagarlo è giusto. Andarlo anche a comprare è troppo. Cosa c'è? Non ti fidi di me? Non ho detto questo. Ho detto solo che tu non vai. Vai tu. Lui dà meno nell'occhio. Beh, almeno lasciatemi pagare. Ehi! Ehi, ragazzo. Sentimi bene. Per la seconda volta la mia vita è nelle tue mani. Non sono un bandito. Non l'ho mai creduto, capitano. Donaldson è mio amico. Vada lui e digli quello che sai. Io non tradisco. Devi farlo. Sono certo che per te l'onore non è ancora una parola vana. Basta. Lasciami in pace. Devi andare. Ehi, voi due. Cos'è? Una lite in famiglia? Si discuteva sulla qualità del whisky. A me piace quello della Virginia. Sei d'accordo? D'accordo. Aspettate qui. Salve, Donald. Siamo pronti a partire. Dobbiamo cambiare programma, sceriffo. I banditi attaccheranno il carico dell'oro al passo dello sparviero. E come fate a saperlo? Questa volta vi ho rubato il mestiere. Cosa pensate di fare? Io e i miei uomini verremo con voi. Passeremo per la strada di sotto. Una volta portato l'oro al sicuro, voi potrete raggiungere il passo dello sparviero. I banditi saranno in attesa dell'oro e voi invece li riempirete di piombo. Che ne dite? Sì. Sì. Mi sembra una gran buona idea. Che il diavolo mi fulmini, e quando mai sei arrivato con 3 giorni di anticipo? Ho 8 femmine, se nasce maschio voglio esserci. Ah, vabbè, allora...
Attenti, andiamo. Benvenuta, signora. C'è un albergo qui? Sì, laggiù, signora, il Bel Star. Abbiate cura dei miei bagagli, vi prego. Sì, certo. Gran bella ragazza. Ad averla al saloon ci sarebbe da triplicare gli incassi. Bella e sola, proprio qua giù, in un posto di confine. È strano per una signora. Va un po' a vedere. Non si sa mai. Scusate. Conoscete il signor O'Hara? Gary O'Hara. Ma lei chi è? Sono sua moglie. Intende dire quello... Sì, quello con la barba? Sì, proprio lui. Ma veramente... La moglie di O'Hara? Sì. Ho piacere di conoscerla. Venga, l'accompagno io. Oh, grazie. Venga. Prego, signora. Guarda com'è vestita. Chi sarà? Accomodatevi da questa parte. Che bocconcino. Deve essere un nuovo acquisto. Ehi, bella bambina, vieni qua, ti offriamo da bere. Scusate, prego, salta. Da questa parte, prego. E bravo, Peter. Questo va oltre le mie speranze. Un momento, Mac. La signora è la moglie di Gary O'Hara. Gary O'Hara? Ah. Prego, entrate pure. Grazie. Accomodatevi. Avete fatto un lungo viaggio? Eh sì, dalla Virginia. Come mai siete venuta a Yellowstone? Avete saputo già che... Che cosa? Dovevo incontrare Gary qui. Era un bravo ragazzo, vostro marito. Un uomo di valore. Era. Cosa volete dire? Dovete farvi coraggio, signora. Purtroppo... Perché? Che ne è di mio marito? È morto. Morto? No. Non è possibile. Non è possibile. Gary era al servizio della legge. Un bandito, un certo Black Eye. Ucciso, allora? Sì, qui, nel saloon. In una rissa. Vigliacamente, posso dirvi. Tutto il paese lo ha compianto. E dove? Dove è stato sepolto? Veramente... Peter, ne sai qualcosa tu? No. Chiamami James. Com'è possibile? Parlate di compianto e non sapete dirmi dove è sepolto mio marito. Ma è davvero morto, Gary? Purtroppo non c'è dubbio. Voi non siete sincero. Mi nascondete qualcosa. Qual è la verità? Ho il diritto di saperlo.
Calmatevi, signora, vi prego. Eccomi. James, ora che mi ricordo, non ti occupasti tu delle esequie di Gary? Certamente. La signora vorrebbe sapere dove è stato sepolto suo marito. Accompagnala tu, James. Sai dove. Bene. Prego. La consoleremo noi, questa vedovella. Avanti, cammina. Che diavolo succede? Questo sporco sudista è andato dritto filato da Donaldson. Fermo tu! Dove credi di andare? È lui che ce lo ha mandato, erano d'accordo. No, lui non c'entra. È stata un'idea mia. E tu? Che cosa ne dici? Lascio a te giudicare. Se avessi voluto vendervi, l'avrei fatto la prima volta. Vi avevo tutti in mano. Se sei dei nostri, dimostralo. Lascio a te l'onore di uccidere questa sporca spia. Io non sono come te. Non uccido un uomo disarmato. Non mi diverte. Dategli un'arma e lo stendo come un coniglio. D'accordo. Ehi tu, prendi due fucili. Tu sei solo un cretino. Tu invece no. Tu sai quello che vuoi. Ed ora voglio sapere quello che cerchi. Ehi, tu! Ho detto, parla.
Carlo! Basta ora. È svenuto. Ammazziamolo e facciamola finita. Dopo che avrà parlato. Legalo alla staccionata e riempigli la bocca di sale. Quando torneremo, per una goccia d'acqua ci darà un fiume di parole. Tu, Slim, resta di guardia al sudista. Ed ora, ragazzi, pensiamo a loro. Preparatevi. Ma così lontano. Ormai ci siamo. Ehi, Brett. Guarda chi arriva. E questa? È un ospite di riguardo. Proprietà McCory. Via! Lasciala stare. È roba del capo. Portala dentro e legala. Così non farà più capricci. Stai tranquillo, Brad. Ci penso io. Su, bellezza. Vieni, ho detto. C'è tant'oro da risolvere tutti i problemi di Elsa. Direste di riposarci un po' e berne un goccetto. Questa è un'ottima idea. Oggi è un gran giorno, sceriffo, e bisogna festeggiarlo. A voi, per primo. Sarà contento. Ehi, tu! Prendi il carro e raggiungi Brett al passo dello sparviero. Ehi, ragazzi, beviamoci sopra. Offre Donaldson. Ah,
libera adesso. Contenta? Cos'hai, paura? Non ti faccio del male io. No! No, lasciami! Lasciami! Andiamocene, Gary. Possono tornare da un momento all'altro. Ma ormai hai frugato dappertutto, non c'è niente. Eppure, se Phil aveva una prova, da qualche parte deve essere. Ma che importa? Ormai sai la verità. No, lo sceriffo non accetterà mai la parola di un sudista contro quella del più influente cittadino di Yellowstone. Gary, i banditi arrivano. Vieni. Vieni. Corri dallo sceriffo e digli di venire qui subito. E tu? Tenterò di trattenerli. Su, svelta. Per di là non ti vedranno. Su, vai! Andate a vedere se al nostro amico gli si è sciolta la lingua. Va bene, capo. Thank you.
successo di vostro marito? È rimasto lassù a proteggere la mia fuga. Dovete far presto. Ne va della sua vita. State tranquilla, signora. Dopo tutto quello che mi avete detto, non perderò un attimo. Sceriffo. Scusate un attimo. E allora? McCory è già andato alla casaccia. Dannazione. Bisognerà avvertirlo. Tu, porta quella donna a casa di McCory, poi ti spiegherò. Voi tre venite con me. Che è successo? Una strage. Guardate là. Sono scampato per miracolo. Chi è stato? Lo sceriffo. Ha ucciso tutti e sta prendendo loro. Traditore, crede di giocarmi, eh? Questa la pagherà. Ah! 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 Morti. Anche tutti gli altri. E il sudista? Sembra scomparso. Scomparso. E loro? Voi, se O'Hara si avvicina, sparate subito. L'oro è a posto. Per fortuna il sudista non ha toccato niente. Thank you.
Io sì. Il sudista mi ha avvertito in tempo. Stupido pazzo. L'avremmo diviso quell'oro. Così sarà solo mio. Quel sudista ci ha giocati tutti e due. Quell'uomo... Lui... è... Chi? Tu, dove vai? Fermalo, James! Svelti, inseguiamolo! Presto! Dov'è Judy? Non so. Non so niente. Ve lo giuro. Piazza di guardia agli uomini. Sparate su chiunque si avvicini. Guarda che dentro c'è la vedova di O'Hara. Come mai? L'ha mandata lo sceriffo. Lo sceriffo? Ehi, ragazzi. Tu là. Tu là dietro. Chi ti ha fatto fuggire? Quello sporco sudista, vero? Sì, e vi ucciderà tutti. Ah, le cose stanno così, eh? I miei uomini penseranno a sistemarlo. Parla o ti ammazzo! Dov'è? A casa di McCoy. Ehi, sono qua. Vieni, su di te non sparerà certo. Su. Svelta, sali. Sali. Lasciami! Lasciami!
sarai tu a morire. Fermati o la uccido. Getta la tua pistola. No, a me. Gettami l'altra. Vieni avanti. Conosci ora? O'Hara. Sì, proprio io. E a questo devo la vita. Era di Black Eye. Mio fratello! C'è ancora un colpo. E a questa distanza non sbaglia. Gary! Gary! Lascialo andare. Aspetta noi di Yellowstone. Fare giustizia. When people smile, he smile when people cries. A fascinating woman lied to him. She talks about a night without a moon. He doesn't care, doesn't read it. Maybe he
this artist dead. Maybe his life is sad. Maybe at the end of story, I'm that man.